Seconda domenica di carnevale, seconda domenica di turismo a Fano. Com'è andata da questo punto di vista? È andata abbastanza bene, abbiamo quasi fatto il pieno in tutti gli alberghi. Siamo riusciti a portare circa 638 persone che hanno dormito sia il venerdì, alcuni sabato e domenica. Quindi insomma una buona risposta. Che tipologia di turista viene in questi giorni? Da noi quello che prevale è i family hotel, le nostre strutture sono proprio azzeccate per il turismo familiare, ma molti gruppi, dei pullman. Abbiamo avuto un discorso con il turismo sportivo abbastanza ampio. Bisogna ringraziare gli organizzatori di questi eventi perché prima di tutto fanno delle grosse difficoltà, però Fano vedo che sta rispondendo abbastanza bene. Quindi abbinamento di sport, turismo con manifestazioni è una formula vincente. Benissimo, anzi dirò di più, sta andando alla grande con il discorso del turismo sportivo. Quello che puntiamo è di trovare altri eventi con questo periodo che è il calcio, poi abbiamo visto questa super marathon che ha portato gente da tutta Italia. Ecco, ci apprestiamo a vivere l'ultima domenica di carnevale. Al momento voi cosa avete in pentola? Cioè? In pentola che naturalmente più si va avanti e più le giornate sono lunghe e calde, sperando che tutto vada bene, perché dalle previsioni fatte dal buon tenente colonnello Morico, che lo troveremo a Fano di nuovo domenica, ormai gli abbiamo dato la cittadinanza del carnevale e ha detto che sarà belle giornate e tempo buono, e quello è positivo. Gli alberghi hanno già prenotazioni per domenica prossima? Sì, abbiamo già scandagliato un po' i nostri associati e ci hanno detto che stanno arrivando delle buone arrivando, hanno già telefonato e prenotato parecchia gente.